L'attrice preferita di D'Annunzio e Pirandello, Vera Vergagna è l'interprete teatrale più amata dal pubblico degli anni venti, anche e soprattutto per il suo coraggio nel rompere gli schemi femminili della sua epoca. Sorella di Orio, giornalista, scrittore e fotografo, è capace di dar voci tanto alle più nobili eroine tragiche quanto ai personaggi più comuni come Assunta Spina. Supera i cliché della donna fatale, è un'innovatrice ed entra nel cuore dei suoi personaggi. Antidiva col fascino delle dive, Vera è netta, spavalda e impudente, così come l'ha definita Piero Gobetti. E tuttavia decide di lasciare per sempre il teatro. A soli 34 anni è ancora bella, all'apice del successo. Le platee di tutta Italia stravedono per lei, ma il 13 gennaio del 1930, dal palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano, saluta il suo pubblico per l'ultima volta. Quando ha cominciato a diventare signorina, questo suo aspetto intraprendente ha preso una piega molto seduttiva, per cui i suoi parenti, un po' preoccupati, l'hanno incoraggiata a seguire la sua vocazione, a esprimere il suo talento recitando fin da giovane. Lei crede di essere mai stata rivoluzionaria? Io credo che rivoluzionaria sia un termine un po' forte. Credo sicuramente di aver rotto degli schemi e di essere stata pioniera insieme ad altre donne di tutto un nuovo linguaggio della donna artista che finalmente prendeva un suo spazio all'interno del mondo del teatro. Sulla copertina del romanzo che ho dedicato a lei c'è una sua foto fatta da un fotografo che si chiama Sommariva. Lei è arrivata nello studio, le cose che lui gli proponeva per vestirla non le piacevano, gli ha fatto staccare una tenda, se l'è girata tutta intorno al corpo fino ad assumere quasi l'aspetto di una statua marmorea e ha fatto le foto con la tenda addosso. A lei tutto quello che non era essenziale non piaceva.